Articolo di Piero Giunta. Pozzallo Virtus Ispica sicuramente è nei ricordi di due giocatori simbolo che hanno corso in lungo ed in largo il comunale di Pozzallo ed il Brancati e il Moltisanti di Ispica. Come si diceva una volta, hanno conquistato sul campo e sudato la maglia azzurra e quella giallorossa ed hanno avuto ricambiato l'affetto e la stima dei tifosi e degli sportivi pozzallesi ed ispicesi. Parliamo di due grandi giocatori degli anni 70, 80 e 90 del calcio pozzallese e ispicese, Francesco Amatuna e Carmelo Denaro. Piero Giunta li ha messi a confronto e ne è uscita una bella chiacchierata e rievocazione di quegli anni calcistici. Ascoltiamoli, Francesco Amatuna e Carmelo Denaro. L'avevamo annunciato ieri nel nostro articolo. Oggi vi facciamo ascoltare le voci di due bandiere del calcio pozzallese e di Spicefe che hanno giocato da protagonisti sul campo i derby tra Pozzallo e Virtus Ispica, Francesco Amatuna e Carmelo Denaro. Francesco, ricordi ed emozioni dei derby di quegli anni. Intanto ti voglio ringraziare per avermi dato questa opportunità di poter confrontarmi con te e con i tuoi radioascoltatori, che li saluto affettuosamente, dato che comunque il calcio mi ha legato sia a Pozzallo che ad Ispica, in quanto ho avuto l'onore di allenare l'Ispica per ben 2 anni. E i ricordi sono tanti, quelli recenti chiaramente da allenatore, ma sicuramente quelli più degli anni passati, parliamo dell'inizio degli anni 70, quando io iniziai a giocare con gli juniors del Pozzallo e le prime partite, i primi incontri erano proprio in provincia e quindi anche con l'Ispica. E quello che ricordo già sin dalla giovane età di sedicenne, che ero ho avuto l'onore di essere subito in prima squadra nel campionato 74-75, ero in panchina ai prime giornate del campionato, una Virtus Ispica Pozzallo finita 1-1, che sicuramente la nostra squadra potenzialmente dal punto di vista tecnico-tattico diciamo qualche di livello superiore, ma dal punto di vista agonistico sicuramente gli ispicesi erano e sono forse ancora temibili. E ricordo molto bene quella partita, ricordo anche sicuramente gli scontri verbali e gli scifottò che c'erano in tribuna, che da tifosi numerosi da ambo le parti, ma che comunque finiva solo ed esclusivamente in quegli episodi, non andavano oltre. Quella partita finì 1-1 e poi in quell'anno il Pozzallo vinse il campionato di prima categoria e fu promossa in promozione. Carmelo. Ciao Piero, grazie per questa opportunità che ci dai, tu e Radio Dimensione Musica, e un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. E allora Piero, io potrei andare un po' indietro con gli anni e in sintesi ci vado. Io ricordo che ero piccolino, giocavo negli allievi e assistevo ai derby della prima squadra tra Pozzallo e Virtus Ispica. Fra cui ne ricordo uno in modo particolare dove c'erano fiamme e fuoco sia dentro il campo dal punto di vista agonistico e purtroppo a volte anche fuori dal campo nelle tribune fra le varie fazioni dei pozzallesi e degli ispicesi. Poi negli anni 80 il Pozzallo militava quasi sempre nel campionato di promozione, mentre la Virtus Ispica faceva la prima categoria, quindi diciamo che negli anni 80 derby ce ne sono state pochissimo, forse addirittura niente, mentre negli anni 92-93 di nuovo ci siamo rincontrati con gli amici pozzallesi. E fra cui abbiamo fatto un campionato di promozione e ricordo in modo particolare un derby a Pozzallo terminato con il risultato di 2-2, dove nel primo tempo l'Ispica conduceva per 2-0, io ricordo perfettamente perché ancora giocavo, oltre in quel periodo allenavo ancora la squadra,
E nel secondo tempo c'è stata una grandissima reazione del Pozzallo, ha avuto assegnato due calci di rigore e la partita è finita 2-2. Però ricordo con molta ancora simpatia sia i tifosi del Pozzallo e sia dell'Ispica che gremivano la tribuna del comunale di Pozzallo, e quindi allora si assistette ad un derby molto bello e con molta sportività sia dentro il campo e sia fuori dal campo. Il derby che ricordi con piacere, Carmelo. Sì, un derby che ricordo con piacere, fu sempre negli anni 91, 92, 93, qualcosa del genere. E ricordo con piacere perché eravamo tutte e due le squadre imbottite di ragazzi e giovani locali. Nella Virtus Ispica c'era Sebastiano Maugiere, il sottoscritto, i fratelli Rustico, Calabrese, Piero Floridia se non ricordo male. Dall'altra parte c'era uno squadrone di ragazzi locali che in quell'anno erano usciti fuori, i vari Giorgio Pumillo, Antonio Azzarelli, Giovanni Azzarelli, Nando Giudice, eccetera. Ricordo che fu un bellissimo derby terminato 0-0, e sempre la cosa che ricordo, che sono ricordi poi indelebili, le tribune erano davvero stracolme. Francesco, ti posso dire che dopo quel campionato vinto, noi a Pozzallo abbiamo avuto la fortuna di giocare nel campionato di promozione prima e poi sì, definita eccellenza, e quindi per circa 15-18 anni non ci siamo più incontrati con la Virtus Ispica. Ci siamo rincontrati nel campionato 93-94, in cui in quell'anno io allenavo il Pozzallo, e ti posso dire che ricordo un derby particolare, un 2-2 Pozzallo-Ispica proprio qui a Pozzallo, in cui il primo tempo veramente disastroso da parte nostra, perdevamo 2-0, poi nel secondo tempo c'è stata una reazione fantastica da parte dei giocatori del Pozzallo e finì 2-2 con due grandi azioni che ci hanno consentito di poter realizzare due gol, e alla fine abbiamo anche rischiato di vincere la partita. Quella è stata veramente una delle partite più importanti di quell'anno, ma sicuramente per quanto riguarda contro la Virtus Ispica, quella forse è stata la più importante da parte mia. Se io faccio due nomi, il cancelliere Lino Piccione e il comandante Peppino Moltisanti, due grandi personaggi nel mondo calcistico di Pozzallo e di Ispica, che ricordi affiorano nella vostra mente? Francesco. Inizio a parlare con il comandante Moltisanti perché ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo quando ero ragazzino. Già i miei ricordi vanno dei campionati, dei giochi della gioventù, dove ancora c'era, quindi parliamo anno 72-73, dove c'erano i campionati dei giochi della gioventù e si partecipava anche con il calcio. Ma non solo, ricordo a Pozzallo pure una manifestazione di atletica leggera, ed era lui il padrone della situazione. E posso dire che era una persona ammirabile sotto questo profilo, perché si dedicava tutto e totalmente per lo sport ispicese. Ricordo benissimo quando andavamo a giocare ad Ispica con gli juniores e anche con la prima squadra per quel qualche anno, all'inizio degli anni 70, e la sua disponibilità e la sua onestà intellettuale nell'affrontare le cose, e sicuramente si metteva anche a disposizione per la squadra ospite, dando anche il tè alle squadre avversarie, e questo gli fa onore. Dopo naturalmente il campionato, il Pozzallo è andato in promozione, quindi poi ci siamo persi di vista, e poi purtroppo il comandante poi è venuto a mancare, quindi, ma sicuramente non so, essere sincero, se c'è qualche
qualche cosa che viene, in cui viene data memoria al comandante. Però, lo stadio comunale di Ispica. Sì. Oltre allo stadio, no, lo stadio lo sapevo, perdonami, lo stadio lo sapevo, però se c'è qualche altra manifestazione o qualche altra cosa per ricordare questo grande personaggio, perché tale è stato. Per quanto riguarda il cancelliere Piccione, naturalmente lo ritengo che debba parlare dopo, perché io l'ho conosciuto quando ero bambino, si può dire, perché con il figlio, il primogenito, eravamo a scuola assieme dalla seconda elementare fino alla terza media, quindi già lo conoscevo perché frequentavo anche casa sua. E non solo questo, ma è stato lui che era il responsabile della squadra del gioco della gioventù e quindi ci portava in giro in provincia a fare le partite, a disputare le partite, e giocavamo, ci divertevamo anche con gli juniors e poi anche con la trafila della prima squadra. I miei ricordi naturalmente sono tantissimi. Quello che posso dire è che ho avuto il piacere di giocare con la rappresentativa siciliana dilettante nel campionato 76-77 ed era sempre lui che mi accompagnava con questo mezzo, una persona molto stimata, voluta bene anche dai dirigenti delle altre squadre, anche in federazione era ben visto, quindi poi naturalmente alla fine di ogni percorso poi c'è anche una fine per quanto riguarda l'attività calcistica. Io non so se ci sono state scontri o diverbi in società, ma poi lui ha deciso di allontanarsi dalla squadra del Pozzallo dopo tantissimi anni, ma sicuramente l'avrà fatto con tanto dolore. Carmelo. Due personaggi sicuramente di grandissimo spessore, non solo calcistico ma anche umano, ognuno con i propri difetti, in quanto la perfezione forse non esiste. Per quanto riguarda il cancelliere Piccione, lo ricordo che era un'istituzione, ma non solo per quanto riguarda la squadra calcistica di Pozzallo, ma per tutto il nostro territorio. Cancelliere Piccione fu una figura molto importante per il calcio pozzallese e ricordo con piacere che un anno lui forse ebbe qualche dissapore con qualche dirigente e si trasferì a svolgere le funzioni di direttore sportivo ad Ispica, e lo ricordo con simpatia che io in quell'anno allenavo la squadra e lui insomma l'avevo accanto dalla mattina alla sera, che mi dava sicuramente suggerimenti importanti, forte della sua esperienza. Per quanto riguarda il comandante Moltisanti, posso dire che per me, che ho vissuto gli anni tutti della giovane età fino a quando poi ho esordito in prima squadra, per me, ma non solo per me ma per tutti noi, non solo era un tecnico, un allenatore, ma era un padre di famiglia che voleva bene a tutti, e la sua passione lo portò a dedicare tutta la sua vita allo sport ispicese. Sicuramente stiamo raccontando un calcio di altri tempi, più passionale e meno tattico, più genuino e meno televisivo, la domenica tribune sempre piene e meno programmi sportivi che oggi inchiodano il tifoso sul divano di casa a tutte le ore del giorno e della notte. La domanda è questa: cosa porteresti del calcio di ieri nel calcio di oggi? Carmelo. Piero, dal calcio di ieri a quello di oggi che cosa porterei? Porterei sicuramente la tecnica individuale, porterei sicuramente la passione per la propria maglia, per la maglia della propria città, che prima ce n'era tantissimo, oggi non dico che questo non c'è, per carità c'è pure, però forse prima era in quantità molto più maggiore di quella attuale. Allora non si aspettava altro che arrivasse la domenica per andare tutti allo stadio, giocatori, dirigenti, tifosi, sportivi, diventava una festa. Oggi con il fattore Sky, televisore, partite, gare di calcio in ogni angolo della giornata, tutto questo un pochettino è andato a diminuire, però c'è un però che è fondamentale e importante in questi nostri paesini, Ispica, Pozzallo, Modica eccetera eccetera. Appena attrezzi la squadra e fa un campionato di testa, la gente si riversa ancora allo stadio e ancora la passione c'è. Francesco.
nella domanda vi è già la risposta, possiamo dire, ma chiaramente erano altri tempi. Oggi viviamo sui social network, queste qua. All'epoca invece la cosa era molto più diretta, molto più franca. Lo scontro verbale ci stava tutto, anche nelle fazioni tra le squadre di Serie A, ognuno tifava per la propria squadra e nonostante tutto c'erano degli scontri. E così avveniva anche nei nostri campionati. E chiaramente era un'altra cosa, era molto più genuina, molto più sincera, molto più spontanea. Però ritengo che vi era anche maggior rispetto da ambo le parti. Penso che manchi anche questa sensibilità anche da parte degli altri, degli uni verso gli altri, che per quello che ho visto io poco, sinceramente, però manca anche questo. E parliamo del derby di domenica. Al comunale di Pozzallo si affronteranno due squadre al vertice della classifica, il Pozzallo Calcio terzo e la Virtus seconda. Francesco. La classifica oggi è in questo modo, però ancora il campionato è lungo. In corso della settimana ho saputo che vi è stato il cambio di guida nella squadra del Pozzallo ed è stato ingaggiato come allenatore Peppe Rosa, che è stato anche lui un giocatore del Pozzallo stimato, voluto bene, e sono convinto che per le qualità che ha, sia umane e sia le qualità tecniche, ritengo che possa fare bene per questa squadra. Io ho avuto modo di incontrarlo in alcune occasioni e abbiamo parlato di calcio e devo dire che ha le idee molto chiare, sa il fatto suo, ha quella personalità per essere determinante e per dare una sua impronta a questa squadra. Sono convinto che con la società che si ritrova potrà fare solo bene, perché la società se l'ha scelto perché crede in lui e la società ha investito tantissimo per questa squadra e affinché possa dare naturalmente i suoi lustri a questa nostra città, che riportarla ai traguardi che sono stati negli anni passati. Penso comunque che domenica questo scontro sarà uno scontro che ci riporterà alla memoria tutti quegli anni che abbiamo trascorso e sono convinto, dato l'intelligenza dei tifosi di ambo le squadre, porterà ad assistere ad un grande spettacolo sia in tribuna che in campo. Carmelo. Sì Piero, io sinceramente non ricordo mai il Pozzallo e la Virtus Ispica ai vertici di un campionato. Nella fattispecie ci ritroviamo in questo bellissimo campionato di promozione, ci ritroviamo in questo momento sia noi e sia il Pozzallo nella alta classifica del nostro girone. Il Pozzallo sicuramente sulla carta è molto più attrezzato di noi. Noi stiamo disputando fino adesso un campionato forse un po' a sorpresa, perché neanche noi pensavamo di trovarci nelle condizioni di classifica in cui ci troviamo. E niente, per domenica io mi auguro che sia un bel derby, che sia una bellissima giornata di sport e di calcio in modo particolare. Siamo due società che ci troviamo a 7-8 km di distanza. Ricordo che la Virtus Ispica 4 anni fa, dal niente, dal nulla, perché un attimino si era fermata, è rinata, è risorta dal campionato di terza categoria. In 4 anni la società e la squadra si trova nel campionato di promozione. Auguro sinceramente a nome mio e di tutta la nostra dirigenza di disputare domenica una bella gara, e che sia una domenica di sport, che vinca il migliore e che ci sia una domenica di signorilità e sportività e di fratellanza per tutti, sia per i pozzallesi e sia per gli ispicesi. In bocca al lupo a tutte e due le squadre e a tutte e due le dirigenze. Ringrazio Francesco Amatuna e Carmelo Denaro, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.